Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Pallone, pure vuoi ci fa scurda, c'ho vittoria Maradona, polazzaio con te, chi ce lo sotto la lava, chi ci chiama la torruna, con stu cuore chi mi ammoda, mi spugni ma da schiatta. Napoli, 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 io suono tutto sti creature, più forte te non è nessuno. Napoli, 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 i figli stanno qua, quando non so timbrare, quando la pianta è delusione. Ma c'è basta una vittoria, poi c'è fatto funzionare. Non ti rigo poi in da curva, siamo signo sto rigore. Padre e figlio e pure nonno, già so pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama la torruna. Con sto cuore chi mi amore, rispugni ma da... Buonasera, ben ritrovati amici, ben ritrovati, mi ascoltate? Sì, sì. Perfetto, ben ritrovati a Terzo Tempo, una trasmissione dedicata a Napoli e andiamo avanti, riprendiamo con una nuova puntata di questa trasmissione. Sono in attesa che si colleghi, Pina Libretto, ma anche Luciano Marangon che mi dice che non riesce ad entrare, quindi ora gli rinvio di nuovo il link. Luciano, ricordiamo che Luciano Marangon, ex giocatore, ex laterale terzino del Napoli, dovrebbe essere, no, verrà sicuramente, l'importante è che riusciamo a trovare il contatto, verrà sicuramente in trasmissione ed è una grande presenza. Innanzitutto, vediamo un po', prima che Pina arrivi, chiedo un attimo perché Luciano mi chiede di nuovo il link. Come per entrare oggi, eh? Oggi è dura. Allora, oggi è dura. Qualcuno ci sta pensando. Io sono. Cioè, qualcuno ci sta pensando, però io senza la mia Pina Libretto non mi trovo. Allora, visto che c'è Roberta Di Rienzo, approfitto. Facciamo questo cambio. Provvedi, perché mai come questa sera... Buonasera a tutti, a Terzo Tempo. Io purtroppo non ci vedo molto bene, quindi non voglio sbagliare i nomi, ma saluto innanzitutto allora, Vincenzo e gli altri ospiti che non riesco a vedere ancora, cioè Alessandro... Allora ci penso io, dai Roberta. Intanto recuperami la mia conduttrice. Allora, come sempre, come al solito, abbiamo parte del nostro staff, però Marangoni mi dice che ancora non ha nulla. Vabbè, abbiamo parte del nostro staff questa sera
e un altro di rinvio a Maragon, gli dice, Maragon dice non si apre, non si apre nulla, però non so, cominciando da probabilmente questi diritti da zona hanno un po' scombussolato. Vincenzo, perdonami che se interrompo, Pina ha detto che ci sta, ci vede, deve essere accettata però. Sì, un attimo che di nuovo scrivo a Luciano Marancon, rimetto, io non so come devo fare stasera. Allora, Luciano Marancon mi dice nulla, ma com'è possibile? Tutte le applicazioni, deve chiudere tutte le applicazioni. Allora, sì, tutti i tentativi precedenti che ha fatto per entrare li deve richiudere, perché altrimenti ci sarà sempre lo schermo nero. Allora, allora un attimo, allora Pina, per favore, prosegui tu fin quando io non trovo questo il metodo. Va bene, logicamente buonasera, stavo lì, vi guardavo, ma non mi sentivate. Vabbè, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo e presentiamo i nostri compagni Walter Vitale, giornalista e volto televisivo di 87 TV. Ciao, buonasera a tutti. La presenza femminile Roberta Di Renzo, amministratrice del gruppo Facebook Quelli che è Napoli. Buonasera, buonasera a tutti e forza Quelli che è Napoli. E Alessandro Ranieri, insieme, Alessandro Ranieri, agente FIFA. Buonasera, buonasera a tutti. E poi vabbè, stiamo aspettando altri ospiti, come sapete, stiamo aspettando Luciano Marangon, e vabbè, arriverà sicuramente. E poi ovviamente c'è il nostro Vincenzo Vitiello, che stasera sta un po' preso da questo programma che non va, non si capisce che sì, è. Il no, nostro io, Giuseppe allora, Tornatore. Allora io ho fiducia in Roberta, perché Roberta non so se hai visto, ha fatto un gesto scaramantico che a Napoli è infallibile, no? Per cui io ho fiducia in lei. E allora, che da quando ha rimesso il corno il Napoli ha ripreso a vincere. Appunto. Roberta, hai dovuto aspettare tutto questo, cioè non lo potevi fare qualche settimana prima, sto fatto. Sempre, ma mi dicevano che portava sfortuna e invece rifacendo il nuovo tutto ha avuto l'effetto positivo. Allora, io mi permetteranno gli altri compagni di viaggio, parto proprio da Roberta, insomma, perché porta fortuna, e parto con la prima domanda che poi gestirà gestirà Pina Libretto. Il Napoli finalmente sta riprendendo il cammino intrapreso all'inizio campionato. Questa svolta è dovuta unicamente al recupero dei titolari infortunati e dei giocatori positivi al Covid? Roberto, vai. Allora, innanzitutto è dovuto anche a questi fattori, ma principalmente molti dimenticano che il Napoli è stato preso da Gattuso l'anno scorso a metà campionato nel bel mezzo di un fallimento. Quest'anno doveva essere l'anno in cui Gattuso doveva costruire la squadra, ma con tutti gli infortuni, con tutte le insomma gli impegni così avvicinati, le difficoltà che sono state anche a livello infermieristico, insomma, della nostra infermeria, insomma, ci sono state una serie di difficoltà, anche un po', diciamo la verità, poi uno non è che deve trovare sempre alibi, ma anche un po' di sfortuna. E un'impreparazione, secondo me, anche da parte della società nel dover gestire certe situazioni, certi imprevisti che bisognava un po' prevedere quest'anno. Insomma, c'è stata tutta una serie di cose per cui il Napoli non ha potuto esprimere al meglio il proprio potenziale. Ora, che non abbiamo il peso della Champions, non abbiamo il peso degli infortuni, non abbiamo il peso anche del Covid, perché il Napoli come società gestisce benissimo tutte quelle che sono le prevenzioni per il Covid, non avendo fino adesso il peso delle nazionali, anche il Napoli ha saputo esprimere il suo valore, il suo potenziale vero e proprio. L'abbiamo visto contro il Milan e contro la Roma, anche contro il Sassuolo un po'. Insomma, abbiamo visto un Napoli diverso, da un volto diverso, abbiamo visto un Politano eccezionale, Mertens che improvvisamente è rinato, e il solito Insigne che è fondamentale proprio non solo al Napoli, proprio a questo campionato. Sono stata chiara? Chiarissima. Allora io mi raccomando, Insigne mette la mia perla, Insigne. Allora, la perla è la perla di tutti noi, dai. Ieri,
e ieri Nazionale ha dato l'anima, oscuramente, io dico oscuramente ha dato l'anima, perché si è messa al servizio di una nazionale intera, eh? E questo purtroppo non è stato rilevato in modo adeguato, secondo me, né dalla stampa né dai telecronisti. Come sempre. È stato l'anima ieri, Insigne, è stata allora, non a caso ha tentato in tutti i modi di far segnare Immobile, cioè gli ha dato il primo assist, ma anche il secondo che è stato meraviglioso, quello di Sì, testa, è stato poi c'è anche meraviglioso. un uomo spogliatoio adesso in più, È quindi uno, è, è, no, sicuramente è lui. ricordiamoci, scusate un attimo, ricordiamoci quando c'è stato il gesto di Donnarumma, lo sconsiderato ma giustificato, l'abbiamo giustificato, gesto di Donnarumma, lui è stato il primo, un attimo che ora glielo mando, è stato il primo ad andare incontro a Donnarumma e a calmare sia lui che risanare la situazione. Quindi, Insigne forever, come Forever. si suol dire. Come si suol dire. Io prima di Poi ha lasciarti, detto cara. Renica ha detto, mi disse in un'intervista tra di noi, perché ogni tanto ci parlo con Renica, che se Napoli avesse avuto 11 Insigne avrebbe già vinto lo scudetto. Io ti dico, Roberta, io l'ho già detto nelle trasmissioni precedenti, Insigne, dal momento in cui ha avuto la grande intelligenza di capire, io non tento, quando non è giornata non ci tento più, e mi sembra che sia un attimo, Deve sia... dimostrare nulla lui. Eccolo qui, il nostro Luciano Marangon. Luciano, me puoi mettere in orizzontale la web, ecco, perfetto, Luciano. Grande piacere nel rivederti, Ciao. caro Luciano. Io ho parlato con i nostri compagni di viaggio, ho parlato di te, ti ho descritto come giocavi nel Napoli, nella Nossi Vicenza, ti ho detto che quando tu fossi acquistato dal Napoli, io ti seguivo già nel Vicenza e feci salti di gioia. E quindi praticamente non abbiamo solo capito, magari poi ce lo spiegherai tu, il perché sei andato via da Napoli, visto che hai segnato in quell'anno 5 gol e hai fatto tutte le presenze possibile e immaginabile. Cioè, praticamente hai giocato pure tutte le amichevoli, se così vogliamo dire, ma le hai giocate in modo magnifico, secondo me. Poi dopo ci dirai tutto. Benvenuto, innanzitutto benvenuto e grazie per aver accettato l'invito a Terzo Tempo. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, se, Devo ripeto la domanda. Dimmi, dimmi. dire Se lo vuoi. sono entrato in giochi di mercato. Il mio cartellino non apparteneva al Napoli, ma al Vicenza. E il presidente Farina, il vecchio presidente del Vicenza, poi del Milan, e lui cercava sempre di giocare, visto che avevo molte richieste. E mi ha ceduto in prestito alla Roma. Ferlaino non ha fatto nessun sforzo per trattenermi a Napoli, non ha messo neanche 1.000 euro sul piatto e quindi sono andato da un'altra parte. Tutto lì, molto semplice. Credo Sono i soldi. che Ferlaino non la pensasse come i tifosi o come l'allenatore, con i miei compagni di squadra. No, ma Quindi per io. lui non valeva la pena investire dei soldi su di me. Sì, ma io questo l'ho anticipato perché l'ho associato pure a un altro episodio di Rino Marchesi, dove mi è stato detto, ci fu qualcuno che quando fecero la riunione negli spogliatoi, non dico il nome, non so se pubblicamente non posso dire nemmeno se è vero perché devo dimostrare le prove, questo calciatore disse: Presidente, se lei manda via Rino Marchesi, io vado via da Napoli. Questo mi è stato riferito, per cui diciamo così che erano delle gestioni un po' dispotiche evidentemente nel momento, però mi Non lo mancano le so, prove. questa è una cosa che non so, che non ho sentito. Io personalmente ho avuto solo una discussione col presidente, con Ferlaino, quando lui mi chiamò a fine stagione e mi disse che non aveva niente da dire sulla mia professionalità, su come mi presentavo agli allenamenti, la domenica e tutto, che però dovevo cercare di uscire meno la sera, la domenica sera, nella città di Napoli. Io l'ho guardato.
se lei ha qualcosa da dirmi sulla mia professionalità, bene, l'accetto, ma sulla mia vita privata lei non deve proprio mettere bocca, perché io non faccio niente di male, non faccio niente che non possa fare un ragazzo di 20 anni. Ad avercelo oggi un... avercelo oggi un Luciano Marangon in squadra. Magari direi che tanti giocatori della mia epoca oggi farebbero comodo al calcio italiano. Io sono solito dire che l'80% dei giocatori che oggi giocano in Serie A negli anni a cavallo tra i 70 e gli 80 avrebbero potuto fare al massimo una buona Serie B. Chi è che l'ha detto? Lo dico io, cioè questi, i giocatori moderni di oggi sono inferiori tecnicamente e fisicamente ai giocatori dell'epoca passata. Quelli erano giocatori veri, quelli erano giocatori veri. Allora, io sono sempre nel mezzo. Sono sempre nel mezzo. Di oggi non mi piace. Mi piace vedere. Esattamente. Mi piace vedere il Manchester City, perché Guardiola è un allenatore che fa un calcio mi piace vedere un po' meno, ma mi piace vedere ancora il Barcellona, perché fa ancora un calcio che mi piace, un calcio dove si gioca a pallone. Ci sono squadre oggi che con tre passaggi si trovano nell'area avversaria, ma non c'è, cioè non è un calcio che mi piace tantissimo. Quello di oggi, infatti lo guardo molto meno di quello che facevo anni fa. Sì, c'è da dire, Luciano, c'è da dire che i tempi sono cambiati totalmente. Non a caso una grande verità l'ha detto anche Prandelli, insomma, il calcio ogni giorno c'è una novità e per cui starci dietro diventa molto problematico. Io ti dico solo che quando penso a un laterale sinistro, in questo momento saprai per bene il perché io penso a un laterale terzino sinistro, chissà perché mi ricordo della tua chioma volante sull'out di sinistra, per cui mi ricordo sempre di te. Tu fai una cosa, metti la testa più in alto così non si vede e mi ricordo la chioma. Allora, detto questo, dico la domanda e riprendo. Ce l'hai tranquillo, ce l'hai i capelli, Luciano, tranquillo, ce l'hai. Allora, riprendo la domanda che avevo fatto prima, riprendo la domanda che avevo fatto prima e entri pure tu nel giro delle risposte. Chiaramente il Napoli finalmente sta riprendendo il cammino intrapreso ad inizio campionato. Questa svolta è dovuta unicamente al recupero dei titolari infortunati e dei giocatori positivi al Covid? Domanda, risposta. Chi inizia? Inizia tu e poi, poi Pina, dopo Luciano, a te la palla, fai fare tu il giro, vai. Io non l'ho capita la domanda. Allora, ti dico in altre parole, questa svolta del Napoli, il Napoli si sta riprendendo, ha ripreso praticamente con queste due vittorie con Milan e Roma. Vogliamo metterci pure il pareggio conseguito sfortunatamente, perché ormai era vinto con la partita col Sassuolo, è caduto Luciano, non è destino. Roberto, ecco, si è alzato Roberto e si è portato con dietro la muretta. Questa è la questa è la conferma. Vediamo un po', Luciano. Sta venendo, sta arrivando. Ecco, allora, credo sia un problema di connessione. Perfetto. Allora, dai pizza, Luciano Marangon. E mi fai sognare per la seconda volta, Luciano, per la seconda volta mi fai sognare, vai. Questa svolta del Napoli, vittoria con Milan, Roma, e se vogliamo vittoria anche col Sassuolo, perché col Sassuolo è stato quel maledetto errore di Manolas, se non avevamo vinto, c'è stata una svolta in campionato. Questa svolta è dovuta unicamente al recupero dei titolari infortunati e dei giocatori positivi al Covid o per altro, secondo te? No,
è dovuta ai meriti di Napoli, che è un'ottima squadra. E sicuramente quando vengono a mancare dei giocatori cosiddetti titolari, può perdere su quello che può essere il gioco che trasmette. E quindi nel momento che è tornata a essere competitiva in tutti i suoi effetti, sta dimostrando di essere una squadra da vertice. Io credo che sia questa un po' la risposta, perché l'aveva già dimostrato, non è mai stata lontana da quelle che sono adesso, a parte l'Inter che se n'è un po' andato, però è sempre stata lì. Anzi, se recupera anche la partita con la Juventus, si ritrova poi in zona Champions. Quindi credo che sia un merito della squadra. Fine. È caduto di nuovo Luciano. No, diciamo che sicuramente la cosa che ha inciso di più è il Covid, gli infortuni, le partite d'una dietro l'altra. Poi può essere pure che ci sia stata una programmazione atletica che prevedeva un su e giù, no? Questo non lo possiamo sapere. Fatto sta che comunque abbiamo ripreso il cammino e per fortuna speriamo di non perderlo più, perché queste partite finali sono forse le più importanti per il nostro obiettivo. E speriamo che continuiamo così. Vabbè, io passo la parola a Walter, che penso sia abbastanza soddisfatto di quello visto nelle ultime partite, anche se non è proprio il Napoli che vorrebbe ancora, no? No, allora il discorso è chiaramente uno non può non essere soddisfatto di due vittorie in due trasferte così, così importanti come Milano e Roma, soprattutto quella di Roma. Il Napoli ha fatto un primo tempo devastante, a tratti la Roma è stata annichilita, dopodiché è chiaro che il secondo tempo con il doppio vantaggio il Napoli si è rilassato un pochettino, la Roma ha preso campo, però non è che ha creato, a parte il palo di Pellegrini, delle situazioni tanto pericolose. Quindi un Napoli assolutamente in ripresa. C'è da dire che in questo ha influito anche il momento nel quale il Napoli ha affrontato sia il Milan che la Roma, perché se noi dobbiamo valutare e mettere nel calderone, quando si tratta di analizzare la stagione del Napoli, gli infortuni, i troppi impegni e il Covid, allora dobbiamo anche dire allo stesso tempo che siamo stati leggermente fortunati nell'incontrare un Milan pieno di assenze e di giocatori non al top, reduce da una gara che consumava energie mentali con il Manchester United. La stessa cosa ci è capitata con la Roma. Abbiamo beccato la Roma noi avendo avuto la settimana tivo, e quindi la squadra ha potuto lavorare una settimana intera sulla gara con la Roma, mentre la Roma ha avuto l'impegno di giovedì a Kiev, vai in Ucraina, ritorni il venerdì, le assenze di Veretout e di Dzeko, e quindi Napoli è stato bravo a sfruttare il momento. E ora però viene il bello, perché adesso tutti quanti si aspettano dal Napoli quel quid in più. Il Napoli ha giocatori che possono consentirgli di mantenere questo genere di passo, però il prossimo mese, nel mese di aprile, Napoli avrà 6 partite, 3 di queste sono 3 scontri diretti. Ci sarà la Juventus, la Lazio e l'Inter. Quindi il futuro del Napoli si deciderà in questo mese. Il mese di aprile sarà fondamentale, 6 partite. Se il Napoli vuole davvero centrare l'obiettivo Champions League, allora serve il filotto. Allora, Roberto ha già risposto, se non erro, quindi ha risposto per prima. Se vuoi dire qualcosa, puoi aggiungere. Poi devo dire che anche le altre squadre che hanno vinto contro il Napoli, reduce dalla Champions e dalla Coppa Italia, sono state fortunate poi a vincere con il Napoli. Sì, infatti io dico, se noi dobbiamo valutare quello che è capitato al Napoli, dobbiamo farlo pure quando poi al Napoli capita la situazione vantaggiosa e favorevole, ed è giusto saperla sfruttare. Ecco, io rimpiango ad oggi, scusami, ha avuto proprio dei reparti completi.
che sono stati assenti. Cioè, l'attacco completo del Napoli è mancato improvvisamente. Sì, quando sono mancati Mertens e Osimhen, però che cosa succede? Pedagna è mancato dopo, ha fatto 4-5 partite, ha fatto 4-5 partite da titolare. Quello che dico io è che nel momento della difficoltà un allenatore che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe creare l'alternativa. Cioè, se io ho impostato un sistema di gioco con un giocatore dalle caratteristiche particolari come Osimhen, non posso tenere lo stesso sistema con un giocatore totalmente opposto come Petagna, perché a quel punto è come se io giocassi con uno in meno. Llorente non l'ha fatto giocare mai, quindi comunque le alternative c'è. Va bene, ragazzi. Mica tanto. Ragazzi, allora parola ad Alessandro e poi io spero che Luciano riesca a connettersi ancora perché ci sono tante domande per lui. Vai, Alessandro. Non sei sente, Alessandro, non sente. Alessandro, il microfono. Stasera Scusate, abbiamo scusate. problemi. Ecco. Sì, no, per rispondere alla domanda che leggiamo nei sottotitoli, secondo me sono delle idee che ci sono una serie di ragioni, una serie di fattori che hanno contribuito a queste due vittorie del Napoli. Una sicuramente il recupero di parte della rosa, la seconda, come giustamente sottolineava Walter, l'aver incontrato due squadre che erano reduce dagli impegni europei e comunque un minimo, come si dice in gergo, di quadra per quanto concerne l'aspetto tecnico e organizzativo. Per quanto mi riguarda, questo non fa che accrescere i rimpianti per quello che poteva essere, non è stato. Mi sembra ormai, insomma, abbastanza palese. Ne parlavamo prima che iniziasse la trasmissione, che Gattuso, per tutta una serie di ragioni, non ultimo un rapporto ormai agli sgoccioli con la proprietà, sia in uscita. Leggevo oggi anche le quotazioni di quelle che sono le più note case di scommesse, che continuano a dare comunque una piccola percentuale per un esonero a fine stagione. Al Napoli mi è stato riferito da fonti assolutamente certe che prosegue il casting. De Laurentiis avrebbe delle idee che però mal si conciliano con quelle che possono essere poi le aspettative degli allenatori considerati, vedi per esempio Sarri piuttosto che Simone Inzaghi alla Lazio, mentre come accennavo mi risulta che Vincenzo Italiano sia in questo momento il candidato più autorevole per quanto riguarda la panchina del Napoli, ma non per una mia idea, ma quanto piuttosto per una serie di contatti già avanzati con lo stesso tecnico che potrebbe rappresentare una valida alternativa e, come dicevate voi in fase di presentazione, anche essere una sorta di prima, forse necessaria scelta per azzerare una serie di situazioni e ripartire facendo un po' tabula rasa per quello che è successo fino a questo momento e cercare poi di far rimanere giocatori e anche staff che siano realmente motivati ed evitare di ritrovarsi poi in situazioni del genere come è capitato in questa stagione. Grazie Alessandro, scusami Pina, intanto facciamo visto, approfitto della presenza del ritorno di Luciano in trasmissione perché qualche domanda è rivolta in chat anche a lui. Innanzitutto Gennaro Pelliccia saluta tutti, buonasera a tutti, poi ancora un abbraccio a Pina e Roberta, è immancabile, è un abbraccio sistematico. Ho ascoltato, dice Gennaro Pelliccia, ho ascoltato di Marangon da papà e dagli zii, ricordi? E io ci aggiungo bei ricordi. Allora, buonasera a tutti da parte di Gius Avronsius. Poi c'era insieme sì, una culturalizzazione su Insigne. Insigne è diventato punto di riferimento anche in nazionale, orgoglioso per tanti motivi. Ne abbiamo parlato prima. Poi Gennaro Pelliccia, Lorenzo, oltre a meritarla tutta la leadership nazionale, fa oltremodo piacere vederlo titolare sempre perché toglie il posto a qualcun altro. Vabbè, questo è un po', diciamo così, cattiveria. Vabbè, comunque. Abron Gius era abbonato ai tempi di Luciano, l'ho visto dal vivo. Intanto Luciano è caduto un'altra volta. Aspetta un attimo che lo ripeto.
Ci sei, Luciano? Eccolo. Ecco, allora dice, sono, ero abbonato però... ai tempi di Luciano, lo so, è la connessione, ero abbonato ai tempi di Luciano, anzi, se... allora di al, Luciano, di al sindaco di Ibiza che se non la smette, se non fa qualche cosa, io non, non andrò più a Ibiza. Per... No, 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 ragazzi, no, non mi toccate Ibiza, perché altrimenti veramente facciamo i numeri, eh. Vabbè, allora stasera è una giornata particolare, andiamo, andiamo tranquillamente alla seconda domanda. Vediamo un po'. Pina, dopo le due vittorie consecutive, in parte già ne abbiamo parlato. Ma è un argomento... Però perdonami Vincenzo, se non mi sbaglio ho letto un messaggio dove dicevano che io sono dispiaciuto per la vittoria di Gattu... Quello te l'ho risparmiato. No, no, vabbè, ma sai in cosa? Il confronto è bello proprio per questo. Allora, sì, caro amico, se non mi sbaglio, chi l'ha scritto? Abron Jus, ecco. Ad ottobre faccio 40 anni e da 41 anni sono malato, del Napoli, non tifoso, perché il tifoso è una cosa. Il malato è un'altra cosa. Io vivo 24 ore su 24 di Napoli. Quando il Napoli non vince, io non rivolgo parola a mia moglie e a mia figlia. Ok? Quindi sei stato tua moglie e tua figlia non hanno avuto per un lungo periodo. Esattamente. Io sono napolipatico. Se il Napoli vince, sono sorridente, disponibile, se il Napoli perde mi trasformo in una donna con il ciclo. Ma perché sembra le donne? Allora, andiamo a noi, Pina, andiamo a noi. Dopo le due vittorie consecutive, è un argomento purtroppo che è da trattare perché si parla solo di questi in questi giorni, abbiamo parlato anche a microfoni spenti, dopo le due vittorie consecutive in trasferta con il Milan nella Roma, si intravede una possibilità che Gattuso resti ancora a Napoli per la prossima stagione, quindi riparto, intanto vedo che Luciano mi sembra che sia ritornato, e vai Pina. Ma ho letto che c'era questa possibilità, ma io sinceramente non ci credo, perché credo che Gattuso ne abbia subite troppe, non penso che... abbia voglia di restare dopo quello che ha vissuto in questo ultimo anno. Sinceramente ha ricevuto critiche anche personali, anche in un momento molto particolare. Sono cose che difficilmente una persona del sud dimentica, sinceramente, quindi non ci credo. Potrei credere che De Laurentiis gli potrebbe fare una proposta nel caso di qualificazione, ma sarebbe una proposta che secondo me andrebbe così buttata inutilmente. E penso che la mia amica Roberta la pensa come me in questa cosa. No, io invece la penso diversamente da te. Ti spiego. Che pensi? Io ho visto un gruppo di ragazzi molto, molto, molto legato a Gattuso. Lo stesso Politano, l'ho scritto anche stamattina nel Buongiorno, questa è la sua migliore stagione in carriera. Nonostante fosse insomma il secondo di Lozano, è riuscito a fare 8 gol e 5 assist in questo campionato. E non soltanto lui, lo stesso Lozano e tanti altri giocatori che hanno ritrovato veramente il loro vero valore insomma, all'interno del Napoli. È possibile che De Laurentiis e Gattuso si accordino insomma in qualche modo, perché poi perché Gattuso dovrebbe abbandonare ciò se dovesse tra virgolette raggiungere l'obiettivo, ciò che tanto faticosamente ha guadagnato? Dal punto di vista caratteriale dovrà crescere anche lui, e se lo fa con il Napoli ben venga. Io onestamente punterei di nuovo tutto su Gattuso. Io purtroppo chiedo scusa, ma da fonti abbastanza certe, che insomma non mi va poi di rivelare, mi sembra che i rapporti siano ai minimi termini, sono due separati in casa, il presidente posso confermare. Allora posso io. Scusate, posso
A questo punto unisco le due domande insieme, poi vi lascio parlare, visto che sono molto attinenti l'uno con l'altro. Allora, nel caso che, ma siamo tutti d'accordo che Gattuso, cioè quasi tutti d'accordo che Gattuso ormai il suo destino è già segnato, ma io aggiungo proprio per altre divergenze, nel caso che dovesse andare via da Napoli, dovesse andare via, chi vedete tra Allegri, Fonseca, Sarri, De Zerbi, Juric oppure altri? Premetto che Allegri e Fonseca ormai si è capito che non vengono, molto difficile Sarri, quasi impossibile De Zerbi, e si unisce Juric. Che ne pensate? Continua Alessandro, perdonami. No, io penso già di essermi espresso, nel senso che ho già fatto un nome, ma ripeto, perché è già stato contattato, ho già parlato con la proprietà, hanno già iniziato a scambiarsi un po' di indicazioni per quanto riguarda i contratti, visto che c'è questa documentazione piuttosto corposa da parte del Napoli, sono stati fatti una serie di ragionamenti. Non sono d'accordo con Vincenzo che dice che Fonseca non possa essere tra i papabili, perché invece non rimanendo a Roma è un allenatore che piace alla proprietà. C'è anche Galtier del Lille, che è un nome abbastanza sondato e anche col quale ci sono stati dei contatti. E per quanto concerne Sarri, che è stato il primo interpellato dopo la famosa partita di Verona, il tecnico, pur ricevendo e apprezzando l'ottima proposta economica da parte del Napoli e del presidente, in questo momento sta facendo delle valutazioni su quella che può essere, diciamo, la prospettiva di una rosa come quella della Roma, a differenza di quella del Napoli, dove, ripeto, ci sarebbe forse, come diceva giustamente Roberta, un gruppo molto coeso di giocatori comunque legati al tecnico, ma che forse non hanno in questo momento quella prospettiva e forse anche, per tutta una serie di ragioni che non stiamo qua ad analizzare, quella voglia di crescere e di lavorare come potrebbe essere la Roma. Mentre invece Firenze, visto quello che è successo e visto lo sfogo di Prandelli, per il tecnico toscano potrebbe essere una scommessa troppo ardita, anche per una rosa non dello stesso valore e con una proprietà che, eccezion fatta per Ribéry, non è che abbia poi investito tantissimo sul mercato e che potrebbe vedere addirittura anche Pezzella in uscita. Allora, innanzitutto Luciano mi ha scritto in privato, dice peccato, la connessione non regge proprio, e dice salutami per favore tutti e speriamo per la prossima volta. Quindi un saluto da parte di Luciano. Potrebbe essere un'idea di fare una trasmissione a Ibiza così per accontentare Walter. Io ho espresso le mie opinioni al riguardo, però insomma, se Terzo Tempo volesse fare Ci una sto, ci sto. carrellata, sì, lo so, Quando partiamo? va bene, quindi devi chiedere a Pina, devi chiedere. Pina, hanno risposto tutti, non lo so. Sì, alla domanda precedente, sì, ora questa dell'allenatore. No, io volevo dire Io ad Alessandro, non è che Fonseca, cioè praticamente molti opinionisti e molti qualche addetto al calciomercato mi ha fatto capire che è una pista difficile Fonseca, anche se andrà via da Roma. sì, ma già una cosa che dire la pista è difficile, però io invece ti posso assicurare che Fonseca ha ascoltato il Napoli, sta giustamente aspettando la Roma, perché anche la Roma non ha deciso, per cui, siccome tu hai detto che era impossibile, il fatto che il tecnico abbia dato disponibilità, che la società l'abbia sondato, non ero così perfettamente allineato su quello che tu Sì. sottolineavi come impossibile. Adesso sentiamo Pina e Roberta che No, ci volevo sono soltanto dire affacciati. una cosa. Allora, possiamo dire, Alessandro, possiamo dire o Fonseca o Juric? Io continuo a No, dire di no perché il però nome per me è un altro, perché Juric, come ha già detto delle volte Walter e come stanno ribadendo in molti, ha dei principi tattici che mal si concilia con l'attuale rosa del Napoli. Se tu poi mi vuoi far dire Juric o Fonseca o Inzaghi, io sto continuando a fare un altro nome, ma non è che lo faccio così per essere bastione contrario, ma perché conosco molto bene, è stato il mio giocatore, il secondo di italiano. Ci siamo sentiti e quindi non è che mi stia inventando una favoletta per raccontarla ai telespettatori. italiano, giusto, italiano, hai ragione, No, no, no. però Io pur restando a Milano
mi ricordo di quello che si diceva di quando uno pretendeva la ragione. Io provo a dare delle notizie, poi ripeto, sentiamo Pina e Roberta quali possono essere i loro eventuali papabili o come loro giustamente sottolineavano, perché sono d'accordo con loro che se Gattuso dovesse centrare la Champions, cosa che in questo momento, considerando la partita con la Juve, è una cosa assolutamente fattibile, potrebbe essere, diciamo, una mossa di mercato abbastanza difficile da comprendere per chi non fa parte dell'entourage del Napoli, per chi non fa parte della squadra o per chi non fa parte della direzione tecnica. Sì, io concordo con Antonello, cioè se Gattuso dovesse raggiungere la zona Champions sarebbe veramente un Robina, però peccato. Antonello no, Antonello, chi è perché mo? lo chiamo Ma Antonello così. chi è Antonello? No, una confusione, ho fatto questo complimento con Antonello Greco. Una alla volta, una alla volta. Io Sono Alessandro d'accordo con Magno Greco. Alessandro. Mi dispiacerebbe, però insomma, a volte i rapporti arrivano a dei livelli che non sono più riparabili. Io purtroppo lo dico a malincuore, ma ho la speranza sana, io purtroppo ce l'ho. Non la vorrei neanche avere, perché comunque non mi è piaciuto il suo comportamento, però è innegabile che un po' quella speranza di rivedere quel Napoli, un po' io ce l'ho. E poi italiano. Ti confermo che anche Sarri ha dato disponibilità. È un momento un po' particolare di mercato perché devono iniziare a farsi delle scelte, quindi sarà poi come una sorta di puzzle. Quindi non è una cosa Sarri ha posto impossibile. delle condizioni che tu sappia per quanto riguarda il Assolutamente suo no, ingordine. assolutamente no, perché De Laurentiis gli ha fatto ponti d'oro e lo accontenterebbe in tutto. Le perplessità del tecnico toscano sono sul, diciamo, la possibilità di lavorare in un certo modo, che Castelvolturno non è proprio, diciamo, centro sportivo eccezionale, proprio questo vuol dire vivere non a Napoli ma in provincia di Caserta con tutta una serie di pro e contro, ma c'è soprattutto qualche perplessità sulla rosa perché secondo il tecnico, rispetto a quello che in questo momento è la Roma, ci sarebbero molti giocatori o comunque molte riflessioni da fare su dei giocatori che forse anche per una questione di motivazione, no? Dopo che anche noi facciamo per 5-6 anni la stessa trasmissione qua con Vincenzo al terzo tempo, potremmo non avere le motivazioni che invece possono avere dei giocatori che arrivano in una piazza come Napoli. Quindi adesso non voglio fare riferimenti, visto anche quello che dicevano i telespettatori, però Koulibaly, Insigne potrebbero trovare poi spazio e ribalta Fabian Ruiz per lo stesso tecnico di un giocatore del quale lui è innamorato, però se il giocatore poi non rimane o altre proposte, l'idea è quella, ripeto, di ripartire con giocatori che poi riescano a digerire il metodo Sarri, che non è un metodo facile, cioè due allenamenti in più, il drone, le riprese video, insomma, fare un po' il monaco tibetano 24 ore su 24, come è giusto che sia per quello che guadagnano per il Napoli. Questa è una valutazione assolutamente personale e soggettiva del tecnico. Ripeto, quello che mi è stato detto stamattina incontrandomi in un albergo qua a Milano per quei pochi che lo frequentiamo è che invece con Gattuso ci sarebbe, come il tecnico secondo me poi ha sottolineato, adesso sto mettendo a fuoco alcune cose, dei problemi proprio di natura personale e relazionale, da qui il silenzio stampa, il presidente col tecnico, insomma, si messaggiano ma non si parlano, quindi è un po' come vivere da separati in casa. Chiedo scusa, insomma, se mi sente mia moglie mi prende per le orecchie, però è quello che sta succedendo in Guarda, con questo De momento. Laurentiis non è facile avere rapporti, penso che anche con Parri ci sia Infatti, stata una sorta di separazione in casa, però poi l'ha richiamato, quindi De Laurentiis se ne frega ben poco dei rapporti umani, però sinceramente. Sarri, anche questo è un elemento che sta valutando, e quindi poi bisognerà vedere, come diceva Vincenzo, Chiunque nel viene a caso. Napoli sa che deve avere a che fare con De Laurentiis, cioè. Infatti, così. Però chi va alla Lazio sa che deve avere a che fare con lo Tito. In questo momento l'Inter, adesso ho parlato con il responsabile del settore giovanile, oggi pomeriggio non è una situazione facile, perché non si sa neanche chi è la proprietà. A Torino Paratici potrebbe diventare il capro espiatorio di una serie di situazioni, si sta ragionando sul fatto che lui possa andare via e chi lo possa sostituire, quindi insomma Firenze
non ne parliamo. La Roma ne stavamo parlando, forse il Milan potrebbe essere un'isola felice, però i risultati in questo momento, e se dovesse andare in Champions, Pioli sarebbe molto meno forte rispetto a qualche anno fa. Per cui, insomma, Alessandro, confermo. scusami, possiamo allora dire che la qualificazione Champions giocherà un ruolo fondamentale nel tuo allenatore, pure per quanto riguarda la scelta degli allenatori dei top club in Italia? Sì, questo è un cavallo di battaglia di Pina che ha sempre sottolineato come i ricavi, gli incassi e le entrate delle società poi determinano quelle che possono essere le scelte. La paura mia di italiano è proprio questa, perché a me italiano piace, però la paura in quel salto dalla squadra piccola alla squadra, che comunque è sempre un punto interrogativo, può andare bene come andata con Sarri, può non andare Un ragazzo, io ripeto, non sono il procuratore d'italiano, però è un ragazzo nato in Germania, ha girato un po' tutta l'Italia, fra cui anche piazze complicate, ha sempre fatto molto bene dovunque è stato un stato ottimo chiamato. centrocampista pure, eh. Sì, ma da allenatore, per esempio, a Trapani è riuscito a fare un miracolo con la Ha società. fatto due promozioni consecutive, Trapani e Spezia, quest'anno sta traghettando lo E Spezia allora Società. l'ex presidente del Trapani, infatti, in un'intervista che io ho riportato, non solo ha parlato benissimo di italiano, ma addirittura ha fatto intravedere tra le righe, tra le parole, che quello che dice Alessandro corrisponde a verità, No, perché. però sono d'accordo che poi nel cammino di un allenatore ci possono essere degli intoppi. Quindi Napoli, anche per quello che diceva Roberta, la proprietà, la gestione possono rappresentare delle situazioni nuove. Però Pina, diciamo, ha fatto un piccolo accenno a Sarri, vorrebbe Gattuso, però poi non si è espressa perché lei poi che c'ha un'immaginetta che ormai per me fa la differenza, quale potrebbe essere il papabile, così come si dice in gergo. Ma guarda, ogni volta che mi butto a indovinare qualcosa, De Laurentiis mi stupisce. Quindi, comunque, secondo me è più italiano che Sarri, è più Ma lui probabile lo fa per italiano. catturare la tua attenzione, perciò, Io insomma, lui pure ci veramente segue. capivo anche Juric, cioè, anche io so che Juric piace molto a De Laurentiis, a me non piace, sinceramente. Alessà, ti sento male. Sì, si è fermato ora. Si è bloccato Alessandro. Allora, Eccolo Pina, qua, è riapparso Alessandro. No, però Riprendici. Juric effettivamente ci sono innanzitutto una serie di questioni tattiche, difesa a tre, Ragazzi, rifare la allora, squadra, se, montare, e poi Juric, ribadisco, in questo momento Verona sembra un paradosso, però è talmente forte in società, per cui il direttore sportivo pende un po' dalle sue labbra, la Tony proprietà, D'Amico. che lo segue, per cui potrebbe fare una riflessione. Però in questo momento, un po' come De Zerbi a Sassuolo, non è così, come diceva anche Roberta, per la questione, cioè a Napoli, lui è già passato con Preziosi, perde 3 partite di seguito, De Laurentiis gli gira storto e dice arrivederci e grazie. Insomma, Verona ormai lui fa un po' il Gasperini della situazione. Chiedo scusa, Walter. No, dicevo, la questione, io sto sentendo davvero tutto il contrario di tutto. Sono stati accostati al Napoli in 3 giorni una cosa come 10 allenatori, io me li sono Giusto, segnati, giusto. Italiano, Fonseca, Sarri, Juric, Spalletti, Allegri, Simone, Inzaghi, Galtier, cioè dico, allora, io capisco che un collega non è che si alza la mattina e dice butta un nome così a caso, avrà avuto delle fonti, avrà fatto determinati riscontri. Però è Walter, chiaro che scusami, Walter, beh, scusami. sappiamo come vengono No, fuori queste voci. aspetta, no, scusami, Walter, resto con te, non è che ti tolgo la linea. Ma io penso nel campo delle ipotesi. Allora, secondo te, non credi che, essendosi rotti i rapporti con Gattuso, quindi essendo
Gattuso, dovendo andare via da Napoli, è chiaro che un presidente in prima persona o tramite i suoi collaboratori parli con uno, con un altro. Però, con Vincenzo, perdona. Solo questo. Allora, se per esempio un Giuntoli si avvicina soltanto a un allenatore qualsiasi e gli dice: beh, ciao, come stai? È chiaro che viene riportato in modo distorto, ma viene riportato una notizia. Insomma. Però io volevo partire da un altro concetto. De Laurentiis non è uno stupido, De Laurentiis è una persona intelligente e De Laurentiis in testa sa assolutamente quello che deve fare e che si deve fare. Avere un roster di 10 nomi presuppone che ci sia grossa confusione, perché se tu vai a leggere i nomi, nessuno è uguale a un altro profilo. Si tratta di 10 profili diametralmente opposti. Allora, io quando ho iniziato questo percorso mi sono imposto, perché sono un tifoso, di non raccontare mai una bugia a un mio collega, perché per me un tifoso è un collega. Quindi quando do una notizia è semplicemente perché ho avuto non una conferma, ma 2, 3, 4, 5, 6 conferme. Se io vado a prendere questa lista di nomi, per un ragionamento logico, semplicemente per un ragionamento logico, sono portato ad escludere Simone Inzaghi e Juric. Perché? Perché se tu prendi un allenatore che gioca con la difesa a 3, devi andare. Faccio un ragionamento semplice, carta e penna. Difesa a 3 significa che devi avere 6 centrali difensivi, ok? 2 difensori di piede destro che devono giocare sul centro-destra. In questo caso hai solo Rachmani, quindi ne devi prendere un altro. Poi ti servono 2 centrali, perché il centrale della difesa a 3 è un ruolo particolare. Devi andare a prendere dei giocatori che sappiano guidare il reparto, e ne devi prendere 2, perché se uno si fa male, ha il raffreddore, oppure ha il Covid, oppure non so, ha litigato con la compagna, deve giocare l'altro. Poi ti servono 2 mancini, perché nella difesa a 3 il terzo deve essere mancino, ok? In questo momento il Napoli di mancino ne ha 1, Koulibaly, che con ogni probabilità sarà ceduto. Quindi in un sol colpo, se prendi o Juric o Simone Inzaghi, devi comprare 5 difensori nel momento in cui Simone Inzaghi o Juric appone la firma sul contratto. Poi 3-5-2 è Politano, è Insigne, e Mertens, e Zielinski che fa? Quindi Zielinski, noi abbiamo capito che può fare la sottopunta, prendiamo un allenatore che gioca col 3-5-2. Allora, vabbè, io concordo con te, l'analisi, secondo me l'analisi che hai fatto è stata perfetta, Walter. L'unica cosa, e poi passo la linea a Pina perché dobbiamo andare avanti, l'unica cosa che ricordati che gli allenatori cambiano modulo. Vince, però, perdono, tu non puoi prendere Simone Inzaghi e poi gli chiedi di cambiare dopo che da 10 anni gioca in un determinato modo. Tu devi prendere un allenatore che si sposi con la rosa che hai a disposizione. Perché? Te lo spiego subito. Perché tu, in un contesto come questo, dove soldi non ce ne sono, non puoi permetterti di cambiare 10-11 elementi di una rosa, perché non hai la possibilità di andarne a prendere altri 10 dello stesso livello. Quindi che cosa devi fare? Devi prendere un allenatore che abbia più o meno lo stesso sistema di Gattuso. Quindi noi abbiamo scoperto che Zielinski è un'ottima sottopunta, benissimo, ci serve un allenatore che comprenda la sottopunta suo schema di gioco. Sì, okay? Però con questa rosa potenzialmente è idonea per fare diversi schemi: 4-3-3, 4-2-3. Sempre là andiamo a finire, sempre lo stesso. Vabbè, comunque. E per questo io dico che, siccome non sappiamo noi l'anno prossimo, la stagione prossima, come siamo messi col Covid, questo non lo sappiamo, è plausibile. Penso che sia ragionevole che De Laurentiis, che se ne frega dei rapporti umani perché lui ha due soldoni a posto degli occhi, pensi un attimo a ragionare con Gattuso per la prossima stagione, se non ci sono delle valide alternative, come giustamente diceva, non mi ricordo bene il nome, Walter. Quindi io credo e spero sinceramente che almeno per la prossima stagione si riesca a trovare un accordo con Gattuso, perché sinceramente non mi convincono le altre soluzioni. Vabbè, Pina, a te.
Io non vi ho sentito per un tratto, state ancora parlando del prossimo allenatore. No, No, io e Alessandro stavamo cercando di acquistare una società Allora, Pina, calcistica ascolta. spagnola. Ascolta, Pina, Vai ora. Argentina! Allora, Pina, ascolta, faccio un'altra domanda così parti tu direttamente perché sei stato un po' fuori dal contesto, purtroppo per 3.000 ragioni, il fatto di Maracondo che non aveva la connessione, eccetera. Allora, La un parere. connessione, tanto Paolo. Allora, un parere su Mertens e Osimhen a voi tutti. La staffetta che sta facendo Gattuso e che sta producendo ottimi risultati, fino ad ora chiaramente, giova al calciatore nigeriano, punto di domanda, giova al calciatore nigeriano che avrebbe bisogno di giocare con maggiore continuità o con continuità? Vai Pina e poi la gira. Ma Dite. guarda, quando lui è venuto a Napoli sapeva benissimo che comunque sarebbe stato affiancato da un leader come Mertens, che comunque io lo posso solo arricchire Scusi un attimo, Pina, un appello a ragazzo, che Roberta. comunque Roberto, per favore, è puoi un ragazzo rivolgere le tue, puoi, aspetta, puoi rivolgere le tue senza attenzioni in ragazzo quella comunque postazione anche lì, con un carattere che ti può in quella dare anche. postazione. Aspetta, Pina, in quella postazione, perché quella, ho capito che quella è la postazione che non va, perché c'era prima Luciano Marangonda e adesso Pina che. Quindi cerca di fare qualcosa per quella postazione. C'ho sempre quel cornicello davanti a Pina, Va ricordo. bene, vai Pina, vai. Vai Pina, vai. È un'alternanza che va bene per entrambi, perché comunque Mertens ha una certa età e quindi non è che le può fare tutte. Osimhen è un giovane alla sua prima stagione in Serie A e quindi ha bisogno di adattarsi. Il Napoli ha soluzioni di attacco diverse, sinceramente un'alternanza solo positiva per quel che mi riguarda. Che scala aspetti positivi. Vabbè, chiedo a Walter, lui Certo, che posso ne pensa di questa salutare un nostro alternanza. amico. Ah, non so se. Vai! Ragazzi, Pina, ti sento male. Pina, interrompo. mi hai chiesto qualcosa? Pina, vabbè, allora andiamo, non ci fermiamo, andiamo a ruota libera. Vai, Posso Walter. salutare il mio amico Michele che ci sta seguendo dall'Inghilterra? Salve, Sicuramente. ragazzi belli. Infatti Magari fa posso leggere la sua domanda. anche una domanda Allora. interessante. Vai, Walter, vai. Allora, Michele dovrebbe. Ragazzi, prego, è possibile che avendo fatto un investimento importante? Assolutamente sì, Michele, è il nome sul quale stavamo ragionando qualche settimana fa nella chat tra di noi, feci il nome di Galtier semplicemente perché il tecnico attualmente a Lille è colui il quale ha lanciato Osimhen e lo ha ristrutturato perché Osimhen veniva da un mezzo fiasco al Wolfsburg. Con Lille di Galtieri ha fatto molto molto bene. Galtieri, che aveva già fatto bene in precedenza al Saint-Étienne, è un allenatore interessante, non è più un giovanotto, però stiamo parlando di uno che potrebbe realmente stuzzicare, eccola la fantasia di De Laurentiis, perché uno abile a sfruttare le caratteristiche di giocatori quasi sconosciuti. È uno che Come il prende nostro giovani. amico Cilindro, il famoso. Sì, giovani talenti. Ti posso dire che quest'anno il Lille ha venduto, oltre Osimhen, ha venduto Gabriel, che è andato all'Arsenal, e ha preso questo ragazzotto olandese Botman, che con Galtier si è trasformato in un difensore straordinario, perché sta facendo veramente un campionato eccezionale, quindi potrebbe essere un profilo, il nome a sorpresa di cui parlavamo qualche settimana fa. Per quanto riguarda l'alternanza tra Mertens e Osimhen, ma questo era il progetto iniziale. Il Napoli ha rinnovato il contratto a Mertens, che è un 87, e ha preso uno dei migliori 98 che c'è sulla piazza. Ed è chiaro, ed era chiaro un pochettino a tutti, che quest'anno per Osimhen sarebbe stato un anno di ambientamento. Poi, come ripeto sempre, il peccato originale è stato a Castel di Sangro, quando si è
si è presupposto di poter giocare con tutti e due, quindi spostando Mertens sotto punta e Osimhen in avanti, andando a snaturare quel Napoli che aveva funzionato nella fase finale della stagione passata. Quindi è chiaro che questa alternanza può far solamente bene ad Osimhen, perché lo scarica di responsabilità. È chiaro che un ragazzo che viene qua, viene in Italia pagato, perché poi non è stato pagato 70 milioni di euro, abbiamo già fatto tante volte questo ragionamento, però uno, il tifoso medio dice: beh, questo l'abbiamo pagato 70 milioni, io mi aspetto che arrivi a 70 mila gol all'anno. In realtà non è così, ognuno ha bisogno di un tempo di ambientamento, e quindi crescere dietro le spalle di un esperto come Mertens può fare solamente bene al ragazzo, anche se deve stare un attimo più calmino, perché entra in maniera un pochettino, sono d'accordo, un pochettino nervosetto, perché emotività, no, sul campo, quindi è bene che si interfaccia ogni tanto anche con Mertens, Insigne, cioè lui deve comunque moderare il suo umore, e quindi in questo deve crescere, quindi ben venga l'alternanza, cioè lui non è, deve conoscere anche l'arbitraggio italiano, che è quello che sappiamo tutti quanti, quindi... E soprattutto deve conoscere l'astuzia, deve conoscere l'astuzia del difensore italiano, perché se io so che tu reagisci, la prima cosa che faccio quando entri in campo qual è? Ti vengo a stuzzicare, vengo a sfrugare la mazzarella, perché so che tu ti becchi la ammonizione, ragazzi, ma è normale, ecco, voglio dire, è classico, quindi nulla da, nessun problema da questo punto di vista. Deve alternarsi, anzi, io per me li sta gestendo benissimo entrambi. Alessandra, Pina, non so se si è ristabilita l'audio con te. No, io diciamo, non sono molto d'accordo sull'irruenza, perché sicuramente si deve regolare, però ci vuole anche quello, non è che noi siamo i mocciosetti e tutti possono venire a scuolarci, cioè noi abbiamo anche noi comunque... Devi essere, sai Pina, sai che succede? Devi essere furbo nel farlo, perché se tu lo fai platealmente... L'arbitro ti ammonisce in automatico e poi tu giochi con il fardello dell'ammonizione addosso. Cioè, la reazione, sai, devi essere anche malizioso nel reagire con certi comportamenti. Però permetti che ogni tanto qualcuno dei nostri alza un po' la testa invece di stare sempre lì a sopportare, perché comunque Mancini l'ha torturato, cioè a un certo punto... io vado la donna. Però poi alla fine sai cosa viene fuori? Viene fuori che Osimhen viene ammonito e Mancini se la cava. Cioè, capisci dove sta la... Devono fare come fa Mario Rui, che fa fallo anche all'arbitro. È chiaro che tutto questo fa parte di un bagaglio di esperienza che lui lo acquisirà con il tempo, chiaramente, indubbiamente, ma su questo non ci piove. Ha bisogno ancora, ma già come ruolo in sé per sé, a un'età in cui non si può raggiungere la maturità, in quel ruolo lì la maturità si raggiunge in età un po' più avanzata. E è chiaro che dovrà. Ma quella poi addirittura ci vuole qualche anno in più per acquisirla, specialmente quella cazzima napoletana, diciamo. Però secondo me Michele aveva posto una riflessione dal mio punto di vista condivisibile, ovvero un modulo che possa consentire un'organizzazione di gioco, che è uno degli aspetti che secondo me il tecnico dovrebbe riflettere, che gli viene più o meno quello che avevo pensato anch'io. Vai. Che gli viene imputato dalla società, cioè trovare poi delle soluzioni che possono mettere il giocatore nigeriano nelle migliori condizioni di offendere. Oltre, ovviamente, sono d'accordissimo con Walter, non solo con Mertens, ma anche rispetto a Milik sono stati fatti degli investimenti che sembrano un po' contraddittori. In questo noi ne abbiamo parlato raramente, però Vincenzo lo stava accennando sotto altra forma. Noi abbiamo un direttore sportivo che poi, insomma, di fatto viene tagliato, viene esautorato, tagliato fuori da una serie di scelte, fra cui anche quelle dell'allenatore. Io non sono d'accordo che Giuntoli non possa parlare con l'allenatore, perché sennò uno che lo paga a fare, fra virgolette, è là, perché è obbligatorio nello statuto, nell'organigramma, mentre invece ritengo che in un'ottica di programmazione e pianificazione la proprietà decide quelle che possono essere le somme a disposizione, la direzione tecnica
fa delle valutazioni e l'allenatore, congiuntamente con l'allenatore scelto, ripeto, siamo un po' in ritardo, ma lo sono un po' tutte le squadre, si prova poi a delineare la squadra per la prossima stagione. Sembrano delle cose difficili da mettere in pratica, però dovrebbe essere, diciamo, l'ABC di una società non solo sportiva, non solo calcistica, ma anche un'azienda di medie dimensioni. Sì, Assolutamente, assolutamente d'accordo con Alessandro, ma al 100% proprio, senza dubbio. ma in effetti un direttore sportivo dovrebbe vestire questo abito, nel senso che dovrebbe capire non solo le disponibilità della società, non solo altri fattori, ma soprattutto qual è, cioè, vivendo a fianco a De Laurentiis da qualche anno, ormai dovrebbe aver capito perfettamente quali sono le intenzioni di De Laurentiis, a cosa mira, e quindi il direttore sportivo, nella fattispecie Giuntoli, dovrebbe esercitare il suo ruolo proprio per coniugare queste sue conoscenze con la scelta di un tecnico idoneo. Insomma, Anche perché è venuto qua a Napoli dopo aver fatto un ottimo lavoro a Carpi, dove con pochi soldi era riuscito in 3-4 anni a portare una squadra in Serie A. Quindi poi non metterne a frutto quelle che possono essere le potenzialità, perché poi insomma, se è una domanda che sto facendo spesso, se mi dite qualche giocatore preso da Giuntoli o quali sono state le scelte di Giuntoli, insomma, abbiamo ancora giocatori qua che fanno parte del famigerato mercato di Benitez, qualche altro pallino di Sarri, qualche scelta voluta da Ancelotti, però insomma qualche giocatore voluto da Giuntoli non mi Elmas, sembra sia secondo me, stato. l'ha voluto Giuntoli, può No, essere? Elmas è stato voluto da Ancelotti, Ancelotti Davide, però. Sì, dal film, sì, confermo, confermo. Però insomma Pina ci ha provato e ripeto, proviamo a guardare avanti, nel senso che sono 10 partite, speriamo che poi, come dicevo. Infatti, Cosa? infatti. No, speriamo che la squadra che conviene a tutti, all'allenatore, ai giocatori, alla stessa società, possano trovare un comune punto d'accordo, un compromesso, come è naturale che sia, nel fare il meglio possibile, in modo da poter accedere, approdare a una qualificazione, diciamo europea, speriamo Champions, ma potrebbe anche essere l'Europa League che farebbe comodo a tutti, alla società, per i diritti. Oddio, Vabbè, oddio, insomma. che non si Ragazzi, qualificano per la Champions. io vi devo abbandonare perché c'ho una chiamata in corso. Vabbè, io avevo l'ultima domanda da fare, se puoi 2 secondi rispondi così Sì, inizio. sì. Allora, a parte il fatto che volevo puntualizzare, magari dopo spendiamo 2 parole per Zielinski, come giustamente sono state spese per Insigne, perché Zielinski si sta dimostrando un calciatore intelligente, un grande calciatore intelligente al 100%, dotato di una grande classe, e poi magari entreremo dopo nei dettagli. Per ora, Walter, come vedi il finale del campionato del Napoli in vista degli impegni difficilissimi e soprattutto della trasferta di Torino con la Juventus? Io Biancazzurro lo vede Davide. per quanto mi riguarda, il mio futuro è la partita col Crotone. Ragioniamo di partita in partita. Abbiamo, ripeto, un mese di aprile fondamentale, però per arrivare in Champions dobbiamo fare filotto. Per fare filotto non dobbiamo lasciare nulla al caso. La prima partita utile per andare in Champions è quella col Crotone. Dobbiamo battere prima i calabresi e poi pensare a quella che viene dopo, che è quella con la Juventus. Quindi battiamo prima il Crotone e poi ne parliamo. Ciao, ciao Walter, Ciao a tutti grazie. ragazzi, buona serata. Ciao, venerdì prossimo. Ora Pina, vai, conduci un po' tu, dai. Beh, io da tifosa ci devo credere e ci credo sempre. Non è semplice, anche perché dobbiamo sperare che anche quelle che un po' ci precedono non vadano sempre bene, quindi non dipende solo da noi, a meno che non andiamo a vincere a Torino, allora là già il discorso prende una bella piega positiva, però non basterà quello, il cammino è ancora, diciamo, lungo e difficile. Io ci credo, spero che ci credano anche i ragazzi, no, no, Robby, se devono credere loro.
Sì, innanzitutto ci credono i ragazzi, io sono abbastanza fiduciosa perché ecco il calcio che ha dato Gattuso a Politano, poi abbracciandoselo e baciandosi, sta a significare questo grande feeling e questa grande fiducia che ha il tecnico verso i suoi ragazzi. E questo già è un segno di positività, insomma, all'interno dello spogliatoio, noi questo ci interessa. Poi per quanto riguarda, insomma, anche la pausa. Potrebbe essere un momento per approfittare anche per Gattuso per, insomma, per preparare al meglio la partita. Sono d'accordo con Walter, pensiamo partita per partita. Ho paura soltanto del sistema. Io ecco, ho paura di quello e basta, non dico altro, ma dei ragazzi ho pienissima fiducia. La paura è proprio il fatto che siamo, diciamo, in competizione diretta con la Juve. Sì. Difficilmente la Juve cioè non la fanno andare in Champions, diciamoci Allora, la io verità. dico, abbiamo fatto un piacere all'Inter, perché l'abbiamo battuta. Magari l'Inter ci fa un piacere anche loro a noi, magari, insomma, teme di biscotti e biscottini, lo facciamo, tutto è possibile. Speriamo almeno Si in un finale gioca onesto, cioè d'astuzia. per... Sì. E Ah, ma diciamo che anche Gattuso in Milan. questo non è Gattuso non è uno sprovveduto da questo punto di vista. No, però non siamo gli unici a lamentarci. Io ho letto milanisti che si lamentavano che erano stati svantaggiati per favorire gli interisti, quindi non è solo una Vabbè, cosa del tutti i Napoli. rigori che hanno avuto loro, ma se l'avessimo avuti noi stessimo già secondi in Ma classifica, a piacere. ci manca Cioè, solo che si lamenta esageriamo. la Juve ormai, qui Stanno siamo a ancora posto. aspettando il rigore in Coppa Bagagliò, dai, per favore. Cioè, ridicoli. Alessandro, come vedi questo finale di stagione? Ah, penso, insomma, sono d'accordo con Walter. La partita del Crotone, onestamente, viste le ultime prestazioni del Crotone, le difficoltà, mi sembrerebbe abbastanza abbordabile. Però, insomma, per quello che ha fatto il Napoli, vedi Spezia e Torino, e visto quello che è successo poi anche con altre squadre, la Juve col Benevento, piuttosto la stessa Inter che ha perso dei punti per strada, è un campionato molto particolare. Dopo ci sarà lo scontro diretto con la Juve, che secondo me, come già successo nella Supercoppa, sarà una sorta di spareggio, perché effettivamente anche la Juve sta rischiando, l'Atalanta è in gran forma, l'Inter mi sembra lanciata e il Milan non penso che possa fare una sorta di harakiri. I posti ovviamente sono pochi, sono uno e uno Una solo. domanda, Alessandro, ma a livello Sì. di se dovessimo fare uno spareggio con Atalanta e Roma, noi come siamo messi negli scontri diretti? Ma guarda, Guarda, così vado un po' a naso, nel senso che noi come classifica avulsa con l'Atalanta abbiamo vinto 4-1 in casa e perso 3-1 da loro e siamo in vantaggio. Con la Roma abbiamo fatto 4-0 in casa e 2-0 abbiamo sei gol sulla in Roma. campionato, Non quindi abbiamo gol. saremmo in una situazione abbastanza comoda. Io, Beh. avendo due giocatori con l'Atalanta e quindi seguendo la squadra abbastanza spesso, la vedo in gran forma, e poi è una squadra che fa della condizione atletica uno dei suoi punti di forza, e quindi poi in questo periodo, in particolare per esempio Zapata, fanno sempre dei gironi di ritorno straordinari. Farei paradossalmente la corsa più la Roma, la do insomma un po' anche per gli impegni d'Europa League, potrebbe essere quella più in difficoltà. Farei più la corsa sulla Juve, che mi sembra una situazione abbastanza difficile, societaria, Concordo allenatore e giocatori, o addirittura il Milan, perché nessuno ha il coraggio di dirlo, però i ben informati e coloro che frequentano il Milanello hanno più di una preoccupazione, ovvero molto concretamente non si stanno facendo i rinnovi dei contratti a Donnarumma, Çalhanoğlu e lo stesso Ibrahimovic, che ha trovato l'accordo proprio perché la Champions anche per loro rappresenterebbe uno spartiacque notevole. Roberto, però la prossima volta preparami queste domande, perché poi in diretta sei stato No, mi è fortunato. venuto adesso in mente Lo pensando so, però appunto. io ormai inizio ad avere un'età e quindi insomma fare due calcoli e provare a recuperare a memoria, almeno così mi preparo. Di solito è Walter quello dei numeri, io mi Vabbè. occupo Che più di bene della mercato. diretta. Lo No, so, ma però allora la prossima volta ti faccio pure qualche domanda, diciamo, di questo tipo. vabbè, Perché allora diciamo, ognuno deve dimostrare allora faccio conoscenze e competenze. cambio il nome, terzo tempo quiz, quindi Esatto. allora, Anzi, chiaro. mi dispiace perché siamo in una situazione di equity gender, è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi ti chiedo scusa perché la battuta di Walter, insomma, che ha fatto su se stesso, è sembrata assolutamente fuori luogo.
per quanto riguarda poi queste differenze che si fanno tra uomini e donne. Quindi, insomma, ti ho conosciuto volentieri stasera, mi ha fatto piacere anche la tua partecipazione. La mia era una battuta, però in effetti poi ricordarmi o ricordarci tutte le partite non è così semplice. No, diciamo che Ho nel doppio. fatto la domanda perché sono incompetente in questa materia, quindi No, chiedevo però appunto Pina un l'altra volta mi ha sostituto. chiesto il procuratore di Manolasse, che era un greco, cioè mi ricordavo che era greco, ma no, il nome ovviamente era complicatissimo, però non è che io sia un premio Mandato pane e Nobel. pallone, Va bene, Alessandro. Alessà, comunque la domanda è stata buona, Roberta, perché la domanda non era difficile. E con due Allora, squadre, cioè con, ma scusi, ma con due figurati se mi squadre fa la domanda abbiamo. difficile che mi chiede No, i risultati del Napoli di Marangon nell'80-81 con il calendario del Napoli allenato da Marchesi. Per me era una domanda perché? complicata Quelli non me li ricordo. No, E ti perché con confesso due che squadre, con Roma e Atalanta, abbiamo ben tre risultati su quattro a nostro favore. Tre no, però risultati su quattro. ti confesso che siccome confondo la Coppa Italia con il campionato, mentre sono sicuro del 4-1 in campionato, onestamente Piacere. il ritorno 4-0 con la io Roma all'andata e 2-0 per il Napoli al ritorno. quello sì, ma Davvero? l'Atalanta, il ritorno che abbiamo fatto con l'Atalanta, Abbiamo mi pare che abbiamo perso. pareggiato. No, abbiamo. Oddio. Abbiamo giocato Coppa Italia e campionato insieme, però non ho questa certezza. Comunque, Sì. non ve lo dico. Vai a Sì. vedere, Pina, io sono convinta che mi pare che abbiamo pareggiato. No, le abbiamo perse tutte e due L'abbiamo perché perso tutte e due, pure io pensavo. i Allora. miei due giocatori, che sono ovviamente giocatori No, dell'Atalanta, semifinale. mi mettono in croce durante queste Con la Roma partite. no, però. La Roma no. Sì, quello sono sicuro. Va Comunque, bene, comunque. c'è una selezione darwiniana, per cui siamo rimasti in tre. Sono anche 1:16 di trasmissione, quindi Vincenzo Senti, direi adesso che sì, anche allora perché ho scusa, scelto di reclamo a cena. allora scusatemi un attimo, io in modo che mi date la facoltà di mettere senza affanni la sigla finale, anzi invito tutti per favore di ascoltarla, la sigla cantata, Bellissima. bellissima, cantata da Daniela De Luca, che è una grandissima artista, che ha Abbiamo composto. Sì, perso 4-2 con l'Atalanta. l'abbiamo Abbiamo perso perso tutti e due. L'abbiamo perso. 4-2, abbiamo perso in campionato, stavo verificando. Sì, sì, sì. 4-2. Ma siamo sempre a Sì. favore noi allora. Abbiamo perso tutte Sì. e due. Allora, dicevo, allora lo rivolgo a Pina. Pina, io saluto tutti in modo generico, in modo che solo per opportunità, però, scusatemi, in modo che possa avere il modo di mettere con tranquillità la sigla finale. Dicevo che la sigla finale va ascoltata, perché andrebbe ascoltata, perché è bellissima ed è stata, come la sigla iniziale, composta e cantata dalla grande artista che corrisponde al nome di Daniela De Luca. Allora, vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Lipina, però, che questa volta non ti fa cagare la linea, mi raccomando, Non solo. vai avanti per un minuto, dai. Volevi due parole suggerischi, quindi io Ah, personalmente ti sì. saluto Allora, con ecco, un brava. mio strepitoso, perché quest'anno è il suo anno, finalmente sta dimostrando tutto il suo valore, un ragazzo di talento, di qualità e piano piano secondo me caccerà anche il carattere, quindi sono felicissima di questa esplosione di Zielinski. Salutiamo Roberta Di Rienzo, amministratrice del gruppo Facebook Quelli che è il Napoli. Due parole su Ciao a Zielinski, tutti, Rob. buona serata. Due Due parole su parole Zielinski. su. Io su Zielinski ho grossa fiducia perché, non volendolo dire, ma sempre grazie alla spinta di Gattuso, io ho visto quest'anno un Zielinski diverso, dal carattere molto più Più acuto, più continuo anche più continuo. maturato, più continuo, ma soprattutto più attento sul campo, meno arrendevole. Ecco, meno arrendevole. Mentre invece prima lo vedevo spesso arrendevole, quest'anno lo vedo proprio determinato e dietro si vede, è naturale che ci sia la spinta del tecnico.
perché non l'avevamo mai visto così. Io penso che sia essenziale, farà parte dell'ossatura del Napoli futuro, deve essere assolutamente così. Telegraficamente Zielinski mi sembra uno dei prospetti sui quali investire, mi sembra anche un ragazzo che abbia fatto veramente bene nel corso di questa stagione. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti. Ci vediamo la settimana prossima e forza Napoli, anche se non giochiamo, non fa niente. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto. Ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto il nostro cuore, va bene Dani? Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, ogni cosa. Chi tiene troppo e chi niente. Che sta gente se lamenta, però se ho vera ci pensa, pure tu non dai mai niente, e parole se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo, pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. Guaggio. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E volta fra, o sai che è un dorma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che domani la partita, chi sa e chi scende, e chi sa la voglia, chi cari le foglie, che un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocenti, sui meglio fatiente, la curtella ne spalla, senza curtella, che sta stiva sempre, non è mai contenta, chi la dà stiva sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazziamo, stavolando a studiare, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, mettrà su tuo calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate a rapocora. Che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parte lo cuore. Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu. E si lo cagno munde cagna tu, guaglio. E si lo cagno munde cagna tu.
e si guadagno un decagna tu, e si guadagno un decagna tu, guaglio. Tu ci pensi tu, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto mondo con un po' d'amor, e si guadagno un decagna tu, guaglio.